verso la Puglia e i pugliesi verso questo territorio. Parlava di un'opportunità e di un'eventualità di affiancamento di figure nuove in più. Beh, sicuramente un commissario regionale che possa aiutare a smaltire, a bonificare, a mettere in sicurezza determinati siti compromessi da queste ecoballe che non hanno nulla di eco ma sono rifiuti veri e propri, penso possa essere d'aiuto alle amministrazioni, ai sindaci, spesso di comunità molto piccole che si trovano poi a gestirli, si trovano poi ad un impegno economico finanziario notevole per bonificarlo, quindi in aiuto alle procure, alle prefetture. Quindi penso che i tavoli che sono stati organizzati alcune prefetture siano la strada giusta e un commissario straordinario regionale possa aiutare a sistemare al più presto situazioni e a rendere quel paesaggio quello che era precedenza. Quali sono le situazioni maggiormente preoccupanti di questo territorio? Sicuramente quando vediamo centinaia di tonnellate di rifiuti all'interno di un capannone o come abbiamo visto a Manfredonia, adiacenti al mare, ci preoccupano, nel senso che comunque fra poco inizierà anche la stagione estiva, quindi iniziano l'aumento delle temperature, questi rifiuti possono emanare un odore spiacevole, sgradevole, per non dire altro. Quindi cercare di sistemare al più presto la situazione e di mettere al sicuro chi naturalmente ha compiuto questi reati.